Allora, parliamo dell'Ilva, benissimo. In un primo tempo voi urlavate chiusura immediata senza se e senza ma, lo hai detto durante la presentazione della tua coalizione. Ora leggo nel programma fermo progressivo delle fonti, un po' come la chiusura programmata delle fonti inquinanti dei 5 Stelle. Evidentemente se... Ma quando mi fa la domanda mi fa rispondere. Cioè, ora rispondo. Evidentemente non è così, è cambiato da chiusura immediata a tavolo di concertazione con eventuale fermo progressivo. Prego. Quando noi parliamo di chiusura dello stabilimento, lo diciamo anche oggi, noi siamo... Anche oggi, se tu vuoi, ci andiamo a incatenare, la chiudiamo oggi stessa la fabbrica. Io sono rimasto delle idee del 2012, quella fabbrica va chiusa immediatamente. E perché dici fermo progressivo? Mi fai parlare? Stai dicendo fermo progressivo? Mi devi far parlare. Eh sì, ma qui hai detto fermo progressivo. Però siccome tu c'hai questo vizio che non fai parlare, a me mi devi far parlare. Parla. Mi hai fatto la domanda. Sì, ma voglio capire. Mi hai fatto la domanda. Parla. Quando noi parliamo di chiusura dello stabilimento, l'aria a caldo, anche tu che vai dietro ad alcune associazioni che parlano di chiusura dell'aria a caldo, non sai nemmeno di che cosa stiamo... No, non lo sai tu. Per chiudere lo stabilimento la procedura dura 2 o 3 settimane. È grave che tu lavoravi là dentro e non lo sapevi. E parla, ma non dobbiamo dire falsità. Parlare perché non stai parlando con chi, come ti diverti tu, stai parlando con Massimo Battisti. Io non ho mai fatto le interviste che mettevo il microfono sotto a sindacati e mi stavo in silenzio. Quindi, tu facevi parte della FIOB CGL. Quindi non ho mai avuto soldi dall'AMIU per raccontare la raccolta differenziata. Certo, io sono un imprenditore del settore della comunicazione. Tu prendi quanto prendi a fine mese? Tu stando seduto con gli assedi familiari prendi 1500 euro al mese. Io mi guadagno il pane come imprenditore. Siccome non mi fai parlare, mi devi parlare. Ti sto dicendo, c'hai tanti candidati nelle tue liste che sono in Ilva. Torniamo alla questione stabilimento. Quello stabilimento va chiuso in una maniera progressiva, che significa che ci vogliono aziende specializzate che chiudono quanto tempo quello stabilito. Per me anche oggi lo potremmo fare. Lo sai che ci vogliono 3 settimane. Luigi, allora mi fai parlare? Tu parli di tavolo di concertazione, tu parli come Melucci, vai con Ecosistema Taranto. Tu sei come Melucci. Non sai nemmeno di che cosa siamo parlando. Non parli più di chiusura immediata. Non c'è più nel tuo programma. Rispondi. Ma tu togli il microfono. Vuoi fare il giornalista? Vuoi fare? No, è tu. Sai dove si trovano gli altiponi, le acciaierie? Allora, ti sto ripetendo, poi questo show a me non piace, a differenza tua. Sei venuto e ti sto rispondendo. Quello stabilimento per me può chiudere oggi. Quando tu dici proprio lì ti posso dare ragione. Esistono le ordinanze contingibili. È urgente. Articolo 54,4. Io so dove devo colpire la fabbrica. Qualora io dovessi diventare sindaco, anche domani mattina. Perché parli di concertazione? Anche domani mattina. Perché parli di concertazione? Mi fai finire. Luigi, tu non sai mai di che cosa stai parlando. Non sai nemmeno di che cosa stiamo parlando. Immediata. Parli di fermo progressivo, lo devono sapere i cittadini d'Italia. Ma sai dove sono l'altro po'? Hai finito? Bravo, hai finito lo show? Secondendo, cosa vuoi? Vuoi un bicchiere d'acqua? Tu non sai nemmeno dove sono gli altiponi, le batterie. Ti sto dicendo anche oggi, qualora Massimo dovesse diventare sindaco, chiuderà lo stabilimento dell'Ilva. Il programma tuo è diverso. Parli di concertazione con il governo. Ragazzi, buona giornata Luigi. Non ti conviene Massimo. Come si dice a tardi, picchia in carta e porta a casa. Buona campagna elettorale. Hai cangiato bandiera.